Ben ritrovati a tutti, proviamo a ricapitolare. Un'azienda italiana storica, la Magneti Marelli, finisce nelle mani di un fondo americano. Questo fondo americano non investe nulla in sviluppo, neanche quando si appresta il passaggio al green, anzi riempie l'azienda di debiti, il tutto nel silenzio generale. L'Unione Europea parallelamente detta la sua folle agenda con una tempistica assolutamente proibitiva per il passaggio alle auto elettriche che penalizza le aziende che producono componentistica per motori endotermici. Quindi la Magneti Marelli rischia il fallimento ed il fondo americano decide di chiuderla. Ora direte voi. Il governo italiano avrà fatto la voce grossa con questo fondo americano, dato che la Magneti Marelli, soprattutto la sede di Bologna o quella di Crevalcore che sta chiudendo, hanno un indotto enorme. Bene, non solo non abbiamo fatto la voce grossa, ma il fondo americano che sta chiudendo la Magneti Marelli dopo averla acquisita e dopo averla riempita di debiti, è quello stesso fondo americano al quale stiamo cedendo la TIM, le telecomunicazioni italiane, con tutti i dati degli utenti italiani, dati ovviamente sensibili.